Questa è la storia di un sogno. Del trionfo sulla morte. Non ho mai visto nessun'altra mummia conservata nello stesso modo. Della ricerca di una formula perduta. Finalmente ho trovato quello che ho sempre cercato. È sempre stato a Palermo e nessuno lo sapeva. Il segreto di una delle mummie più belle del mondo. Anche questa deve finire il corpo, si intende. Con oltre 1000 mummie conservate nei secoli, le catacombe di Palermo si dimostrano uno dei siti più longevi. Ci sono degli enormi cambiamenti. L'importante è fermare la decomposizione. Gli studiosi di mummie ricorrono a tecnologie avanzate e vengono a conoscenza di informazioni straordinarie. Riusciranno a salvare Rosalia? Cosa significa, Steffi? Che non si può... No. Stiamo correndo un rischio. Vinceranno la sfida. Ma non abbiamo altra scelta. È la nostra sola possibilità. Contro il tempo, il disfacimento e l'oblio. Il porto di Palermo. Un melting pot di culture straniere, accoglienti e fredde, ospitali e diffidenti. Ai frati cappuccini è stato dato il posto peggiore quando sono arrivati. Ma si è ben presto rivelato una miniera d'oro. Sotto il monastero si trova una delle più grandi collezioni di mummie al mondo. Il cimitero dell'elite della società per 5 secoli. Frate Antonino le ha sorvegliate per 14 anni. Oggi viene di rado. Il contatto con i morti è importante. Questi erano come noi. Noi dobbiamo diventare come loro. E allora... tanto vale che noi viviamo bene. Il corpo è qua, però la bambina dov'è? Il bambino è angeletto in paradiso, no? Nella eternità. Rosalia Lombardo, una bambina graziosa. Ha vissuto una vita da reclusa, amata e adorata dal padre Mario Lombardo, un ufficiale di fanteria. Oggi Rosalia costituisce il tesoro del monastero. La sua bellezza attrae turisti da tutto il mondo. Visitare il Regno dei Morti costa 3 euro. Qual è il segreto di questa mummia straordinaria? L'antropologo Dario Piombino Mascali ha cercato a lungo la risposta nella biblioteca del monastero. Volevo scoprire chi l'ha imbalsamata. Perché è chiaro che non si sarebbe conservata così bene, altrimenti. È arte, era già arte la tipografia. Se ne trova solo un accenno nei cataloghi delle catacombe cappuccine. Ma è impreciso. Si faceva menzione di un certo dottor Solafia, con una O invece che con una A.
L'indizio è sbagliato. Il segreto di Rosalia resta nascosto per adesso. Dario Piombino Mascali si trova a un punto morto. Ma il siciliano non si dà per vinto. Dale. Tutto bene? Bene. Ho portato un fiore per Rosalia. Vai, ci vediamo dopo. Okay, ciao Dario. Le catacombe di Palermo sono la passione del dottor Dario Piombino Mascali da quando ha fatto un'esperienza che gli ha cambiato la vita. La prima volta che sono arrivato a Palermo, sono rimasto molto colpito da questa bambina. Sembrava così viva e autentica che ho pensato: ma cosa ci fa in un cimitero? Dovrebbe starsene fuori con altri bambini come lei. Non è giusto. Nel 1920 Rosalia Lombardo si ammala. Gli antibiotici non sono ancora stati scoperti. I dottori non possono fare niente. Non passava giorno senza che io pensassi alla sua storia. È diventata come parte della mia famiglia. Qualcuno da proteggere a tutti i costi. Negli ultimi anni Rosalia ha mostrato grossi segni di disfacimento. Questi segni stanno diventando sempre più grandi. Sulle guance, sul naso e attorno alle labbra. Sono molto preoccupato. Non è mai stata in condizioni così gravi. Il dottor Dario Piombino Mascali sa che non resta molto tempo. Chiama aiuto. Il professor Albert Zink è il direttore del suo istituto a Bolzano. È uno dei più rinomati esperti di mummie al mondo. Questo è prima della guerra, questo era un ricovero qua sotto i catacombe. Ah. Le mummie hanno salvato forse altre persone? Siamo arrivati alle catacombe. Questo monaco è stato il primo ad essere seppellito. Non si è decomposto. Per i siciliani è un segno divino. In seguito tutti i nobili e i ricchi cittadini hanno voluto essere sepolti qui. Nel tempo i corpi sono stati disposti a seconda della categoria. Oggi c'è un corridoio per gli uomini. Ad esempio, Antonio Prestigiacomo, conosciuto come lo sciupa femmine. Un corridoio per le donne. Con una sezione separata dedicata alle vergini. Un corridoio per i preti. Con quelli che all'epoca dovevano essere vescovi e cardinali molto potenti. Un corridoio per i frati. I cappuccini ascetici. E un corridoio per gli altri mestieri. Dottori, politici e pittori. Questa è la parte più triste delle catacombe, quella riservata ai bambini. Sembra come un asilo nido molto silenzioso. È molto strano che stiano tutti insieme. Mi chiedo se le loro famiglie abbiano voluto metterli vicini affinché potessero giocare insieme nell'aldilà. Rosalia non si trova tra questi bambini. È qualcosa di unico. Persino per Albert Zink. Ho visto molte mummie in tutto il mondo, ma questa è davvero eccezionale, perché ha ancora la faccia e sembra ancora viva in un certo senso. Sembra che stia dormendo, questo la rende unica al mondo.
Rosalia è nata alla fine della Prima Guerra Mondiale. Per i suoi genitori è stato come l'arrivo di un angelo. Si dice che sia morta di polmonite. Ma suo padre non sopportava l'idea di perderla. Come molte generazioni prima di lui, Mario Lombardo decide di preservare il corpo della figlia. Il corpo di Rosalia non deve essere portato via dalla morte. In Sicilia c'è un rapporto speciale tra i vivi e i morti, perché si pensa che questi ultimi siano i protettori della famiglia. Sono considerati alla stregua dei santi. Sono dei medium tra la dimensione terrena e quella divina. Alcuni di questi corpi si sono mummificati in modo naturale. Sono stati essiccati al chiuso, poi lavati con aceto ed esposti all'aria aperta. Per ultima cosa sono stati vestiti e disposti in nicchie o bare all'interno delle catacombe. Monaci e imbalsamatori continuano a sviluppare tecniche sempre più sofisticate per preservare i corpi. Questa è senz'altro una mummia artificiale. Antonio Prestigiacomo. Si dice sia stato ucciso in duello da un marito geloso. Risale al 1844, periodo in cui si ricorreva soprattutto all'arsenico e al mercurio per l'imbalsamazione. C'è chi dice che lo sciupafemmine abbia chiesto di essere preservato in questo modo per poter guardare le donne anche da morto. Le sostanze usate erano altamente tossiche e spesso letali per gli imbalsamatori. Rosalia è stata conservata in un modo diverso. Non da un dottore, come attestano molte fonti. In vecchi archivi e giornali, Dario Piombino Mascali trova il nome di Alfredo Salafia, famoso chimico e imbalsamatore. Per circa un anno è sulla cresta dell'onda negli Stati Uniti. Suo nipote si trova già lì. Vendono la formula in bottiglia, ma non hanno mai venduto la ricetta, perché se riveli la ricetta, altri te la possono copiare. Ovviamente non c'è traccia della formula di imbalsamazione di Salafia. Rosalia non è stato l'unico corpo preparato da Salafia. Nel corso delle sue ricerche, il dottor Dario Piombino Mascali ne scopre un altro nelle catacombe. Voglio controllare le condizioni del fratello del professor Salafia, Ernesto Salafia. Quindi è stato imbalsamato dal fratello nello stesso modo di Rosalia? Sì, pensiamo che la formula sia la stessa. Allora la apriamo. Ah, c'è molta polvere qua dentro. Eh sì. Gli scienziati cercano degli indizi. Come nel caso di Rosalia, la bara è coperta con una lastra di vetro, ma questa è rotta. C'è dell'acqua che entra nella cassa? Sì, purtroppo. Entrava acqua da questo buco. Il corpo è già seriamente danneggiato per via dell'umidità nella bara. È quasi completamente consumato. Non è così per Rosalia. Sembra viva al di là della lastra di vetro che è ancora intatta. Un capolavoro o una bambola di cera? Imbalsamare può essere un modo per continuare a stare con qualcuno che abbiamo amato tanto, un modo per non dire addio. Ecco perché ha chiamato il professor Salafia, perché era l'imbalsamatore più famoso di Palermo. La mummificazione nelle catacombe viene proibita alla fine del XIX secolo. Si pensava che i cadaveri trasmettessero germi, ma Rosalia ci viene sepolta lo stesso.
Il metodo di Salafia era conforme alle norme igienico-sanitarie, ma è in grado di conservare Rosalia per sempre? Ho preso una delle nostre vecchie fotografie. Volevo farti notare come sono cambiati i colori. In questa immagine sembra un po' più tornita. Ha i capelli più scuri e il viso è più luminoso, più liscio. La luce e il flash delle fotografie schiariscono capelli e vestiti. La pelle invece si scurisce per via della fotoossidazione, ma questi fattori non bastano a spiegare lo stato di decomposizione. Si vocifera che la lastra di vetro si sia rotta ad un certo punto, forse negli anni 70 o 80. Ah, quindi potrebbe essere stato l'inizio del processo di degrado. Penso che con il vetro rotto questo processo sarebbe stato in qualche modo accelerato. E questo è stato attaccato in seguito, giusto? Sì, l'hanno attaccato alla bara nel 2008. I monaci hanno provato a interrompere il processo di decomposizione di Rosalia, evidentemente con scarso successo. Ma per salvare Rosalia, gli scienziati devono sapere come è stata imbalsamata. L'archivio storico comunale di Palermo si trova in un ex convento agostiniano. Qui sono conservati i documenti sulla storia della città. Dalla fine del XIII secolo fino alla metà del XX. Dario Piombino Mascali spera di trovare un indizio sui parenti dell'imbalsamatore ancora in vita. Coadiuvato dal direttore e da un archivista, compie le sue ricerche per giorni interi. Alla fine il team trova un vecchio registro. Se vi fossero elencati i parenti di Salafia, Dario Piombino Mascali potrebbe compilare un albero genealogico e risalire a un erede ancora in vita. Saeli, Salamone, Salafia. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Alfredo, Filippo, Maggio, Rosalia. Sembra lui. Proprio lui. Sì, sì, penso proprio di sì. E forse anche al segreto mancante. È possibile che Salafia abbia tramandato la sua formula? Il segreto di Rosalia. Dario Piombino Mascali trova una lontana parente di Salafia. Sostiene di possedere alcuni documenti personali dell'imbalsamatore, manoscritti appartenenti a Salafia stesso. Sono venuto finalmente a vedere quelle cose di cui abbiamo già discusso. Ora te li mostro, vieni, accomodati. Vuoi vedere questo, il manoscritto? Faccio vedere. Che è scritto tutto di suo pugno con Alfredo Salafia. Nuovo metodo speciale per la conservazione del cadavere umano intero allo stato permanentemente fresco. È incredibile. Una lista di tutti i corpi conservati da Salafia. Documenti scritti di suo pugno, in ogni dettaglio, con tanto di foto, note e commenti. Ti faccio vedere la formula. E su una pagina, la formula che credevamo perduta. Non ci posso credere che è vera, è la formula di Salafia. Sì, sì, sì. L'hanno cercata tutte le persone, tutte le volevano vedere. Noi ce l'abbiamo qua. E noi l'abbiamo sempre conservata. Ma come mai? Ma com'è possibile che in tanti anni... Ma io ho trovato questo manoscritto e l'ho conservato così per rispetto, perché l'ho visto scritto a mano, di proprio pugno. La formula di Salafia. Ha sostituito il sangue con un misto di glicerina, formalina e acido salicilico dissolto nell'alcol, insieme a solfato e cloruro di zinco. Una formula molto moderna. Inoltre Salafia scrive che il corpo deve essere protetto ermeticamente da muffa e microorganismi. È molto interessante che abbia usato formalina.
È molto all'avanguardia per l'epoca. Salafia è stato una specie di pioniere ad usare formalina invece che mercurio o arsenico, come facevano altri imbalsamatori. In pratica è la stessa formula che si usa oggi. Ha inventato una formula che già è durata oltre un secolo. Offre un indizio sorprendente. La glicerina ha la capacità di creare dei legami con l'acqua. Dobbiamo considerare questo fattore al fine di preservarla al meglio in futuro. Forse il suo corpo contiene ancora dell'acqua. Dobbiamo evitare di pensarla come un corpo completamente asciutto, tipo mummia egiziana, o come una mummia naturale siciliana. Si tratta di ritrovamenti eccezionali. È passata la mezzanotte. Come ogni sera negli ultimi mesi, Fabrizio Fernandez sta pulendo le catacombe. Il degrado sta accelerando in maniera drammatica e lascia dietro di sé una traccia di distruzione. Paura dei morti, ma perché? Quale paura c'è? Qui c'è la santità. E poi vedere questi crani così qua mi fa male. Questi si trovano qui per l'umidità, come puoi vedere questi. E si è fatto sì che questi sono caduti. E adesso mi occupo di loro. C'è qualcosa di diverso nelle catacombe. Fabrizio lo sa. I morti non possono resistere ancora a lungo. Agli abitanti del luogo non sembra importare più di tanto. Da molto tempo si sono tenuti ben lontani dalle catacombe. Come se la morte si potesse evitare. Per secoli il tufo ha assorbito l'umidità. Il sistema di circolazione dell'aria funzionava. Oggi persino i colatoi in cui venivano trattati i corpi hanno la muffa. È molto umido, per via di tutte queste alghe. Sì, ma non doveva essere così nell'antichità. Sì, è un insieme di alghe e muffa. Questo è il cadavere originale, che veniva sistemato su queste griglie speciali. I fluidi corporei venivano estratti dal corpo e raccolti in questo recipiente. È strano. Di solito c'è bisogno che l'aria circoli per una mummificazione. Sembra che vi fosse un minimo ricambio d'aria con l'esterno. Forse hanno chiuso qui. Sembra che ci abbiano messo qualcosa dentro. È probabile. La muratura cade a pezzi. Alcune mummie sono coperte da macchie chiare e scure. È tutto molto mollo. I tessuti si stanno deteriorando. Tutto si sta deteriorando. Ma è un bel pasticcio. È davvero in pessime condizioni. E guarda là. Ci sono muschio e alghe sulle pareti di tufo. Tracce di fortissima umidità ovunque. Qui si vede bene il formarsi della muffa, che è dovuto al fatto che il tessuto molle è bagnato per via dell'umidità. È proprio a mollo nell'acqua. È un posto ideale per la muffa. Ma è questo il problema. Non ho mai visto una tale muffa su altre mummie. Le analisi del laboratorio rivelano tracce di Aspergillus flavus, un fungo cancerogeno. Bene. E queste le mettevano qua per durare più, però non conta il corpo. Dobbiamo diventare cenere. Cos'è cambiato nel clima delle catacombe? So dai cappuccini che ci sono stati alcuni cambiamenti nella struttura. Il sistema di fogna è stato modificato. Tutte queste condizioni hanno senz'altro alterato la struttura.
Gli scienziati hanno piazzato dei sensori in punti diversi per misurare le variazioni di temperatura e umidità nel corso del tempo. Oltre l'80%. Le mummie di solito hanno bisogno al massimo del 50%. Anche per una mummia umida come Rosalia, l'umidità delle catacombe è eccessiva. Anche questa deve finire il corpo, si intende. Oggi Fabrizio sta esplorando con attenzione le gallerie delle catacombe. Fra poco arriva un ospite importante. Il destino delle mummie dipende dalla sua decisione. Anche quello di Rosalia. Il responsabile per la protezione dei monumenti storici in Sicilia ha l'autorità di un ministro. Il dottor Dario Piombino Mascali cerca di convincerlo ad attuare il piano degli scienziati. Si possono effettuare delle scansioni delle mummie e vedere esattamente come sono all'interno per vedere anche a che livello il degrado è arrivato. Pensa quindi che la soprintendenza potrà avallare le nostre richieste di studio. Noi anzi ringraziamo la vostra disponibilità a studiare e a aiutarci a capire come possiamo conservare questo patrimonio unico che questa città e questo convento conserva. Grazie mille, grazie, davvero, grazie, grazie tante. A voi. L'abate ha approvato il progetto di ricerca al monastero dei Cappuccini. Un grosso camion si apre davanti al monastero, rivelando il suo contenuto ad alta tecnologia, un apparecchio per la TAC. Di solito si usa negli ospedali per esaminare soggetti vivi. Perché non mummie? Insieme al radiologo Stefani Panzer, gli esperti vogliono fare la scansione di oltre 20 mummie. Rosalia è la parte più importante di questo originale progetto di ricerca. Documenti e fonti scritte possono non essere attendibili. Le mummie lo sono sempre. Guardate qui. Avete visto la muffa? È vero. Oh cielo. Continua fino a dentro. È terribile. Già. Sì. Lo stato di degrado è molto peggiorato dall'ultima loro visita 9 mesi fa. I ricercatori sperano di quantificare i danni grazie alla TAC. La scansione permette di visualizzare tutto il corpo in diversi strati, rivelando cose sorprendenti. Non mi aspettavo di riuscire a vedere tutte le arterie e persino i capillari. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La speranza incentiva gli scienziati. Analizzano i diversi metodi di mummificazione per scoprire un modo per arrestare il degrado. Le oltre 1000 mummie nelle catacombe coprono un campione della popolazione per 5 secoli. Un'opportunità unica di scoprire di più sulle malattie e pestilenze dell'epoca, informazioni che potrebbero giovare ai vivi. Cercano speranza e conforto nella chiesa del monastero. Pochi notano il progetto di ricerca della porta accanto. Nell'antichità i cittadini di Palermo scendevano nelle catacombe per visitare i propri familiari, prendersi cura di loro, mettergli i vestiti nuovi. Oggi gli scienziati lottano per preservare le mummie. Adesso stanno eseguendo una scansione delle mummie. È una mummia naturale. Naturale, sì. Analizzano le mummie per 4 giorni. Quasi tutte le mummie sono state essiccate. Strano. Con risultati sorprendenti. Conservate perfettamente. Si riescono a vedere le diverse parti del cervello. Deve essere stato conservato artificialmente. Tutto a un tratto compare padre Antonino. Le sue paure sono confermate in ciò che vede. In alcune mummie lo stato di degrado penetra fino all'interno. L'esito delle analisi di 26 mummie è il seguente. I cadaveri completamente essiccati non resisteranno all'umidità ancora a lungo. Finalmente tocca a Rosalia.
Quello che stiamo per fare è un esperimento. Non è mai stato fatto prima. È un bel rischio. Ma allo stesso tempo è la nostra unica possibilità. Dopo 90 anni, Rosalia sta per lasciare la cappella per la prima volta. Sono un po' nervoso. Sì, anch'io. Bene, attenti. Sollevate. Perfetto. Andiamo. La piccola cassa è pesante. L'interno è rivestito in piombo. Ciò che si nasconde sotto il piccolo coperchio è di importanza decisiva. È stabile? Nessun problema, vai tranquillo. Effettuare la scansione di Rosalia non è facile come per le altre mummie. La TAC attraversa a fatica i metalli. I ricercatori non si arrendono. E infatti... Ah, il cervello! Guardate, è eccezionale. Wow! È incredibile! Avete visto? Guardate il cervello! Non si può paragonare a quello delle altre mummie. Questo è molto meglio. Il miglior cervello che abbia mai visto in una mummia. E questa è solo la testa. Vediamo il resto. Il tronco encefalico, l'inizio del midollo spinale. Ecco uno degli occhi, il destro. Si vedono tutti i muscoli e il grasso. È una cosa incredibile. Il corpo è conservato in ogni sua parte, organi compresi. Dall'attack risulta perfettamente conservato. Il metodo Salafia già, funziona. Funziona. È quasi un miracolo. Che cosa sappiamo sulla causa di morte di Rosalia? Dagli archivi risulta che è morta di broncopolmonite. Se le analisi mostrassero un polmone danneggiato, la tesi della polmonite verrebbe accreditata. C'è meno aria all'interno del polmone. Sotto la testa di Rosalia appare un oggetto. Non si riesce a identificarlo. Gli scienziati devono aspettare che il computer analizzi tutti i dati e riveli il corpo di Rosalia nella sua interezza. I dati elaborati dal computer rivelano una mirabile figura d'insieme. Gli organi interni sembrano quelli di una persona viva. Dalla testa e occhi fino a fegato, polmoni e intestino, passando per il cuore. Ogni cosa è conservata. Il radiologo è in grado di studiare il corpo con occhio clinico. E nota un cambiamento nei polmoni. Il polmone destro è più denso del sinistro e non sembra collassato. Forse è davvero il risultato di una polmonite. Nessuna mummia al mondo è altrettanto ben conservata. Gli organi interni di Rosalia non mostrano alcun segno di cedimento. Il radiologo è stato anche in grado di identificare l'oggetto sotto la testa di Rosalia. Una bottiglia. Sotto la testa c'è un pezzo di legno. Non riesco a vedere niente qui, né fluidi né materiali solidi. È una bottiglia aperta ma vuota. Che cosa può essere? Avete trovato qualche indizio? Di solito questa bottiglia contiene un agente che previene il formarsi della muffa. Il perché oggi sia vuota resta un mistero per gli scienziati. Come tocco finale, Salafia ha sigillato la bara con una lastra di vetro per proteggerla dai microorganismi. Salafia ha creato un'illusione perfetta. Albert Zink contatta una società di ingegneria meccanica a Milano. La difficoltà tecnica. Gli esperti devono creare una struttura che impedisca a Rosalia e alla bara di essere esposti a batteri e microorganismi. E che regoli la temperatura della stanza automaticamente. La nuova struttura deve durare più di 100 anni. Ma stavolta i ricercatori hanno bisogno del permesso di tutti i monaci per il loro progetto. Dario Piombino Mascali deve convincerli che è necessario. Dopotutto l'approvazione comporta una continua intrusione nelle catacombe. Le mummie si stanno lentamente degradando.
In modo particolare l'umidità è molto più alta di come era prima. Il problema più grosso è costituito da Rosalia Lombardo. Dobbiamo trattare Rosalia Lombardo in una maniera un po' diversa. E per trattarla in questa maniera diversa è necessario creare un microclima speciale solo per lei. A Milano gli esperti progettano una cabina ermetica fatta di vetro e metallo e contenente un particolare gas. Questo gas, che è un gas che noi abbiamo nell'atmosfera naturalmente, l'azoto, ha la capacità di uccidere tutti gli organismi che vivono in presenza di ossigeno. Un laser di precisione divide le parti metalliche della cabina. C'era il telaio inferiore, così questa è saldata all'interno. In questo modo combaceranno alla perfezione, senza scambi di gas. Se fate questa cosa, sì. Si leva dal vetro. No, non si leva. Perché se si leva dal vetro... No, il vetro non verrà mai tolto. Sarebbe un'operazione rischiosissima e inutile. Nessuno mai toglierà il vetro di Rosalia Lombardo. Noi vogliamo metterla così com'è, con tutto il vetro, con tutto il legno, in un altro vetro. La lastra di vetro deve essere piegata se si vuole che Rosalia sia visibile nel nuovo contenitore. Dopo 7 ore a circa 500 gradi, la lastra di vetro ha finalmente preso forma. Verrà unita al corpo di metallo in seguito, grazie a un sistema appositamente brevettato. Il fatto che sia così spesso creerebbe anche una temperatura più costante. Una pellicola speciale viene inserita tra una lastra di vetro e un'altra. Questa pellicola praticamente scherma la luce, quindi anche se tu fai delle fotografie col flash, a quel punto lì non succede più niente. Tutti e tre gli strati si fondono infine insieme nella fornace, formando un unico coperchio di vetro. Questa nicchia è collegata tramite un computer al mio istituto. Ma dove la vuoi c'hai? A Bolzano. Sì, va bene. C'avete anche là la cosa? Sì, certo, perché via computer, quindi praticamente arriva immediatamente. Potremmo essere anche dall'altro lato del mondo, arriverebbe in tempo reale. È impossibile! È impossibile! Grazie per l'attenzione, grazie davvero. I monaci sono persuasi. Dopo 5 mesi tra progetto e assemblaggio, il contenitore arriva al monastero dei Cappuccini. Gli esperti hanno trovato un posto nuovo per Rosalia. Scuro e con minime oscillazioni di temperatura. Nella galleria sul retro delle catacombe. Il contenitore in vetro pesa più di 100 kg. È un lavoro per uomini forti. La realizzazione del contenitore ad alta tecnologia ha avuto un costo di 20.000 euro. Il contenitore in vetro è un sistema all'avanguardia. Non ci sono pezzi di ricambio. Basterebbe un intoppo o un minimo urto e perderebbe la sua proprietà ermetica. Missione compiuta. Gli esperti controllano le funzioni fino a sera. È un lavoro che richiede molta concentrazione. Il sigillo ermetico sta creando problemi.
Portamelo un litro, va, per favore. Sì. Io voglio che lui non vada al di sotto dei 1000 millibar. Una volta che ho tappato tutti i buchi, lui non deve andare sotto i 1000 millibar. I nervi sono tesi. Il vecchio monaco ascolta il rumore del misuratore di pressione con curiosità. Il contenitore in vetro deve essere in funzione prima che vi venga riposta Rosalia. Padre Antonino non ha mai visto niente del genere. Finalmente gli esperti individuano i piccoli buchi e li sigillano, giusto in tempo per ricevere una visita inaspettata con tranquillità. Le piace? Sì. La forma anche, sì. Sì, la forma anche, la forma. E così durerà un po' di più, però sì. Il tempo poi... Ah beh, il tempo non si può fermare. Ora Rosalia lascia la sua sede. Questa volta per sempre. Avanti. 180 metri la separano dal contenitore in vetro. Ancora pochi passi. È un momento cruciale. Se succedesse qualcosa adesso durante il trasporto nella galleria, se dovesse cadere, se la bara si dovesse rompere, sarebbe una catastrofe, sarebbe la fine dell'intero progetto. Gli esperti trattano la bara con formalina, cercando di evitare il contatto diretto. La formalina è una sostanza altamente irritante, la stessa usata da Alfredo Salafia per preservare Rosalia. Gli esperti cercano di togliere il coperchio in vetro che avevano messo i monaci cappuccini. Ha portato più danni che benefici. Un passo falso può danneggiare la bara e la sua densità originale. Oddio, vabbè. Piano. Ce l'hai, Fabrizio? Ce l'hanno fatta. La lastra di vetro inferiore è ancora intatta. Allora, ok. Attento, che puzza! No? Che è? L'intercapedine di questo con quello. Il marcio. L'acqua marcia. No. Ok. Questa è la prova che era proprio tempo di rimuovere la lastra superiore. Gli scienziati vogliono inserire la bara di Rosalia nel contenitore attraverso questa apertura. Non possono intervenire attraverso il vetro della bara originale. Abbasso poco, guarda. Piano, anche non deve far troppe vibrazioni. Vero? Allora, adesso allora tiene anche Albert. Piano, no, Albert, no. Lascia. Basta. Basta, adesso dentro. La posizioniamo. Ce l'hanno fatta. Gli esperti riempiono il contenitore di vetro con azoto umidificato, grazie a un sistema di ventilazione. Senza ossigeno, batteri e microorganismi non possono intaccare la mummia. Poi regolano l'umidità al 65%, così da non far essiccare Rosalia. È un momento di grande emozione. All'inizio mi sentivo un po' in colpa per averla spostata dalla sua sede originale in questo ambiente nuovo e un po' sterile. Ma ora capisco che è la soluzione migliore, il modo migliore per aiutarla. E dobbiamo accettare tutto quello che ci viene nella vita. Però io dico accettarlo per amore.